Buonasera Andrea e buonasera telespettatori di Onda TG. Eccoci con il nostro appuntamento settimanale per l'aforisma del giorno. Oggi commento una notizia affatto piacevole, una notizia che darebbe fastidio a chiunque. Mi riferisco alle foto rotte al cimitero di Sulmona, nel reparto della Confraternita della Santissima Trinità, dove qualche ignoto ieri, nella giornata di ieri, ha danneggiato le foto di un'intera famiglia, rompendole, sicuramente utilizzando un oggetto contundente, e quindi arrecando uno sfregio alle immagini di questi defunti. Beh, sono gesti che, ripeto, darebbero fastidio a chiunque, perché sono azioni deplorevoli, azioni prive di qualunque fondamento logico, sono azioni che non vanno fatte, non vanno fatte né al cimitero né in qualunque altro luogo, ma soprattutto al cimitero nei confronti di persone defunte. Di persone che oramai non fanno più parte di noi, ma che si suppone stiano nel loro riposo eterno. E quindi andare a turbare questa tranquillità è un gesto veramente meschino. A parte che è comunque un reato previsto come delitto dal codice penale. Che c'è proprio una parte del codice penale, per chi non lo sapesse, che se la memoria non mi tradisce, dovrebbe essere il libro secondo al titolo quarto, che si parla appunto dei delitti contro il sentimento religioso e contro la pietà dei defunti. Quindi, e c'è proprio un articolo, il 408, che parla di vilipendio delle tombe. Quindi la materia è proprio oggetto anche di una norma che ne vieta qualunque sfregio, qualunque sconsacrazione, che ne vieta qualunque manomissione e quant'altro. Un proverbio nostro, poco usato, perché per fortuna questi episodi sono molto molto sporadici, un proverbio sulmonese poco usato, ma che qualche signore di una certa età ricorderà, dice che alle creature, all'utebula e all'umorta di Santa Fanciullo d'Orta, tradotto in italiano, al fanciullo, al debole e al morto non si deve fare alcun torto. Perché? Perché parliamo, le creature intendiamo i bambini, quindi i fanciulli e i deboli, essendo già deboli, indifesi, è maggiormente brutto fare un torto, che sono persone che non si possono difendere, e ai morti, perché i morti stanno, diciamo, oramai non fanno più parte della nostra vita di tutti i giorni, stanno nel loro silenzio, nella loro serenità eterna. E per quale motivo uno va al cimitero e va a prendersela con una tomba o con più tombe? Ci possono essere dei rancori, ma non credo che sia questo caso. Ci potrebbero essere dei rancori contro le famiglie, contro i vivi, contro chi è rimasto, ma ci sono tanti bei modi per poter parlare, chiarirsi. E per quale motivo andarsi a prendere con i defunti? Perché i defunti non possono fare la spia? Perché i defunti non possono dire chi è stato? Perché è troppo comodo prendersela con i defunti, che al pari dei bambini e dei deboli sono persone indifese, che non possono dire chi è stato? Beh, è un atto di una meschineria unica. Io lo dico anche in quanto sono il responsabile proprio di quel reparto cimiteriale dell'Arciconfraternita della Trinità, e quindi mi sento coinvolto in prima persona perché ho un grande rispetto per tutti i defunti, non solo per i propri cari, ma un grande rispetto per i defunti di chiunque, perché il defunto è defunto e non si discute su questo. Andare a sporcare, rompere, manomettere, oltraggiare una tomba è comunque una cosa bruttissima. Al di là del fatto che il codice penale lo preveda come delitto, al di là di quello, che se queste persone vengono identificate è giusto che paghino, ma al di là della pena prevista dalle leggi, è comunque un atto moralmente condannabile sotto ogni punto di vista.
i morti sono morti, i defunti, lasciamoli stare in pace. Lasciamogli riposare in pace. Se abbiamo dei nervi per conto nostro, se abbiamo delle rabbie interiori, se abbiamo qualche cosa che ci turba, ci sono mille modi di sfogarsi. Andiamo contro un sasso, prendiamo a pugni un sasso. Tiriamo le martellate contro un pezzo di roccia che non si lamenta e non dice niente. Sfrantumemmo una roccia, trademmo una preta, fuori, in montagna. Ma lasciamo stare i cimiteri, lasciamo stare i defunti. Che un giorno a tutti toccherà di stare lì. E non è bello che qualcuno venga a farci del male dopo che siamo morti. Spero che questo monito serva di freno per chi abbia in mente di emulare questi gesti così ignobili e stupidi, proprio stupidi, e spero che chi l'ha fatto abbia un ravvedimento e non commetta più queste baggianate. Buonasera a tutti.